Benvenuti nella mia fantastica casetta di campagna. Beh, sì, quando non uccido 100.000 mostri, o quando non completo le challenge, o quando non devasto i giocatori nelle Bed Wars, passo il mio tempo proprio qui, in campagna, a rilassarmi con il mio orticello. Benvenuti, ragazzi, in Minecraft da contadino. Oh mio Dio, c'è un topo! Ah! Ok, no. Vivo in campagna, mi devo abituare anche della fauna della campagna. Ciao, ratto. Questo è il crafting del grano. Avremo bisogno dei semini, di uno stick e di un po' di terra. Prendiamo subito una pala, prendiamo un po' di... Fermo. Prendiamo patate, pomodori e grano. Adesso devo riempire il secchio d'acqua. Ok, molto bene. E iniziamo a coltivare un pochettino la nostra terra. Questo terreno mi sembra piuttosto buono per coltivare. Però ho bisogno prima dei semini. Come faccio a trovarli? Vediamo, magari li posso prendere direttamente. Ah, ok, bene, molto bene. Allora, già che ci sono, prendiamo un pochettino di questa. Grazie mille. No, siamo chiusi, ho detto. Allora, ma io sono andato qua in campagna apposta per rilassarmi e dovete venire voi a rompere le scatole. Ma maledetti, già combatto contro zombie e mostri tutti i giorni della mia vita. Basta, lasciatemi in pace. Oggi mi voglio rilassare in campagna con il mio orticello, a coltivare, a fare il bravo. Ma guardate, non si può mica sempre combattere, oh. Allora, piazziamo qua la nostra crafting. Quindi, la ricetta era questa qua, giusto? Ok, fantastico. Abbiamo la ricetta del grano. Adesso devo piantare ovviamente i miei semini e aspettare che germoglino. Gli mettiamo un po' d'acqua. No, mi sa che è ancora troppo presto per mettere dell'acqua. Questi ologrammi qua che vedete invece li potrò sbloccare man mano che diventerò ricco. Sì, avete capito bene. Infatti tutto ciò che io produco all'interno della mia fattoria lo potrò poi vendere al mercato. È germogliata. Ok, allora, siccome il terreno è arido, devo innaffiarlo un pochettino con la mia acquetta e devo riempire adesso il fantastico secchiello. Bene, ragazzi. Ok, continuiamo a zappare tutta quanta la terra, perché ovviamente non posso mica piantare soltanto due semini. Ne avremo bisogno di molti, molti di più. Allora, io direi che qua posso fare l'orticello del grano. Quindi mettiamo qua questo. Ok, così sappiamo che è grano. Qua ci mettiamo i pomodori. Come si fanno? Lana rossa, ok. E qua invece mettiamo i tuberi, le patate. Con i fiorellini. Bene. È già cresciuto? Oh, sì. Facciamo degli altri semini e piantiamoli di nuovo. Ok. Adesso prendiamo un po' di questi perché devo fare i pomodori. E quindi tosiamo le nostre pecorelle. Venite qua. Grazie per la vostra lana. Sono sicuro che adesso siete più comode e più fresche. E trasformiamo questa lana in lana rossa. Quindi per il pomodoro mi serve lana rossa, bastoncino e terra. Ok. Ecco qua i nostri semini di pomodoro. Al solito cerchiamo di piantarli. Quindi 1, 2, 3 e 4. Bene. E adesso innaffiamo queste. Ok. Beh, il sole sta tramontando e questa è stata una lunga giornata di lavoro. Quindi adesso vado a letto. Non so perché ho cercato di fare questo accento da contadino americano nei film. Buonanotte! Speriamo che domattina saranno tutti quanti germogliati e sbocciati. Oh, ma che meraviglia! Sta crescendo tutto quanto, molto bene. Adesso dobbiamo semplicemente annaffiare tutto quanto e fare avanti e indietro dal pozzo. Non vedo l'ora di vendere tutto per comprare finalmente della nuova attrezzatura. Mi servirebbe un bel trattore. Sì, acqua. Ma che meravigliosi pomodorini che sono cresciuti! Sembrano succulenti, li vorrei mangiare io. Senti un po', fammi prendere un po' più di secchi, così almeno, ecco. Bene, riempiamo tutto. Sono abbastanza sicuro di poter fare sia la salsa di pomodoro, e quindi venderla, che anche i pomodori singoli proprio. Devo andare al mercato, devo vedere che cosa si vende e soprattutto a quanto. Ok, annaffiamo tutto, molto bene, anche questo. Oh, ma sono cresciute anche le patate! Che bello, ragazzi, d'ora in poi io farò solo questo. Mi trasferisco in campagna e coltiverò il mio orticello. Molto bene. E molto bene. Allora, direi di raccogliere i pomodori. 1, 2, 3, 4. Oh, quanti! Guardate quanti pomodori! Grande, benissimo. Molto bene, 26 pomodori. Prendiamo anche tutto il grano, così poi potremo fare anche il pane. Splendido. Tu non mi scappi. E adesso anche le patate, ovviamente. Ok, ho raccolto tutto. Adesso è arrivato il momento di andare al mercato per vedere quanti soldini mi daranno. Devo riuscire a vendere tutto quello che ho coltivato. Ed eccoci qua. Allora, che cosa comprare? Tu cosa compri? In cambio di farm coin mi dai i farm dex. Non so cosa siano, quindi per ora non mi servono. Ok, anche lui mi vende tante cose. Per esempio un gattino, un elicottero, un bel cane da fattoria, l'irrigatore. Questo mi servirebbe. Dai, veramente, pure la casa di Shrek. Il trattore. Ok, tu ti prego dimmi. No, anche lui vende. Io ho bisogno di qualcuno che compri la mia roba. Oh, fantastico. Allora, vendiamo tutto il mio grano.
Bene, 48. Vendiamo anche tutti i pomodori e anche tutte le patate. Splendido. Adesso posso comprare il fertilizzante, per esempio. Compriamone un po', così dovrebbe aiutare le mie piantine a crescere. Poi compriamo un po' di semini di cocomero, altri semi di pomodoro, patate. Questi no, questi li faccio io. Io direi di comprare anche un altro pozzo, così lo posso mettere più vicino alla mia fattoria. Compriamone due. E tu scambi tutte queste monete per farm decks. Vuoi vedere che tra non molto riesco a comprarmi un trattore? Quanto costa il trattore? 8! Posso comprarlo? Ok, trattore. E poi compriamo anche il pollaio. Che figata, ragazzi. Quindi se io piazzo il trattore... No, vabbè ragazzi, questo qua è il mondo per eccellenza. Io d'ora in poi giocherò soltanto in questo mondo. Anzi, fatemi sapere se vi piacerebbe una serie, perché secondo me sono tante le cose che si possono comprare. Tralala, sono di ritorno. Ok, mettiamo il pollaio esattamente qui. Quindi se gli do del grano, loro mi fanno l'uovo. Bella faccia, ci vediamo domattina. Un'altra giornata in campagna è andata bene. Ma che dico bene? È andata benissimo, sono diventato ricco. A domani. Bene, ho qui tanti nuovi semini che non vedo l'ora di coltivare. E anche qualche nuovo pozzo, quindi mettiamoli qua, in modo da non dover andare troppo lontano per riempire i miei secchi d'acqua. Quindi tu, bene, e tu. È il momento della semina, piantiamo tutto quanto. Benissimo. Pomodori, ovviamente, delle altre patate. E qui ci facciamo invece le zucchine. Perfetto. Sapete cosa? Voglio provare il fertilizzante. Guardate che figata, ragazzi! Crescono istantaneamente. Ok, adesso devo semplicemente aspettare che tutto questo grano cresca. E nel frattempo direi di dare un pochettino di grano al pollo, perché dovrebbe farmi l'uovo, giusto? Ok, le mie piantine hanno bisogno di un po' d'acqua. Dai, bevete. Riempiamo qua nel pozzo più vicino. Le zucchine sono pronte. Sì, lo so, volete dell'acqua, aspettate. I pomodori sono cresciuti, benissimo. Direi anche queste zucchine, grazie. E adesso dobbiamo innaffiare un pochettino anche le patate. Il terreno è troppo arido e secco. Annaffiamo anche qua e anche qua. Benissimo. Sono pronte le uova? Allora? Io a questo punto col mio bellissimo trattorino direi di ritornare un attimo al mercato per vedere se c'è qualcosa di utile che potrei comprare. Oh, cos'è la tana... No, che figata, chi ci vive qua dentro? Un hobbit, probabilmente. Vediamo che cosa posso comprare al mercato quest'oggi. Mi servirebbero dei nuovi semini. Ok, allora, vediamo, questi ce li ho già però. Tu vuoi comprare un po' di zucchine? Ok, anche un po' di pomodori? Beh, grazie. Sì, ti vendo anche il grano. Ok, posso fare la torta, il pane, la farina, salsa di pomodoro, addirittura peperoncino e anche le fragole. Chissà come si fanno tutte queste cose. Ok, cosa vende lui? Direi che un irrigatore non sarebbe male, così lo compro. Tu vendi qualcosa di nuovo? No. Beh, direi di comprare un altro po' di pomodori, visto che sono quelli che riesco a vendere a più di tutto. E torniamo nella nostra bellissima fattoria, non vedo l'ora di provare questo irrigatore. Devo dire, ragazzi, una volta ogni tanto è super divertente poter giocare a Minecraft in tutta tranquillità, senza dover pensare ai combattimenti, alle sfide e a tutte le cose difficili. L'ovetto è pronto? Sì, 3 uova! Grande, bella faccia, grandissimo. Allora, l'irrigatore dove lo posso mettere? Tipo qua? Dovrebbe funzionare. Mettiamo i nostri pomodorini vicino all'irrigatore. Ok. E adesso aspettiamo che crescano. Nel frattempo riprendiamo tutto ciò che è già cresciuto, comprese le patate. Beh, ragazzi, io spero che il mio orticello vi sia piaciuto. Ovviamente, se volete una serie, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, perché ci sono ancora tantissime cose da sbloccare. Dal vostro Kendall è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!